Io innanzitutto ringrazio tutti quanti voi di essere venuti qui oggi e è un momento di grande soddisfazione perché ovviamente capite bene che l'arresto di un latitante della cattura come Barbaro Rocco, detto Usparitu, non è proprio una cosa di tutti i giorni. Quindi grande soddisfazione per i carabinieri del gruppo di Locri, ma grande soddisfazione per i carabinieri della compagnia e del nucleo operativo e ovviamente della stazione di Platì. Quindi siamo noi che abbiamo operato in un contesto ambientale quale quello che voi conoscete, che è ovviamente Platì nella Locri ed è particolarmente difficile. Anche oggi siamo riusciti a trovare un latitante a casa sua in qualche modo. L'abbiamo scovato a casa della figlia, l'abbiamo scovato proprio nel momento in cui si stava mettendo a tavola per il pranzo, intorno alle 1.30 circa, 1.20-1.25. Questo è stato l'orario in cui abbiamo fatto irruzione all'interno della casa con il supporto preziosissimo e sempre validissimo e veramente qualificatissimo dello squadrone di portato cacciatori. Ecco perché una presenza massiccia anche qui che ho voluto oggi da parte loro, perché ovviamente il loro supporto in termini proprio operativi, esecutivi, in fase esecutiva, è sicuramente di primissimo spessore. Non ve lo devo sottolineare io, insomma tenete conto che questo è un latitante, sì è vero, dal 2016, dal gennaio del 2016, per ovviamente reati quali l'intestazione fittizia, quali l'associazione di tipo mafioso, ma era già stato latitante per altre due volte, è un soggetto di una caratura a livello nazionale, tenete conto che era capo dell'omonima 'ndrina in Platì, operante in Platì, ma con ramificazioni anche in Lombardia, con ramificazioni anche in Piemonte. Tenete conto che per questa ultima ordinanza che gli abbiamo notificato oggi era un'ordinanza della DDA di Milano, la direzione distrettuale di Milano, la quale aveva colpito questo soggetto, aveva emesso un'ordinanza nei confronti di questo soggetto proprio per intestazione fittizia di beni. Ecco, nella nota stampa che vi manderemo poi ci sarà ulteriormente spiegato le motivazioni, si tratta appunto di un esercizio commerciale. Tenete conto che lo sforzo che si viene fatto quotidianamente, costantemente, da un punto di vista soprattutto di controllo del territorio. Ecco, quello che ci terrei a sottolineare, il controllo del territorio svolto con i metodi classici anche, quali sono quelli della presenza capillare sul territorio. Platì ha una stazione che è fondamentale, un presidio dello Stato che in quanto tale ancora una volta ha dimostrato la propria efficacia, la propria grande valenza. Il tutto questo a distanza di pochi giorni, sapete bene che venerdì prossimo a Druzzano Zeffirio verrà firmato un protocollo d'intesa tra l'Arma dei Carabinieri, la Prefettura, quindi il Ministero dell'Interno e di conseguenza il Provveditorato alle Opere Pubbliche e anche il Demanio per la costruzione di ulteriori caserme o rifacimenti di ulteriori presidi dell'Arma nelle zone aspromontane. Ecco, quello di Platì è un esempio, in un qualche modo quasi un buon esempio, una buona prassi da prendere in considerazione, un esempio che ancora una volta ci dice quale sia l'efficacia dello strumento che l'Arma dei Carabinieri mette in campo tutti i giorni nella lotta alla criminalità organizzata, nella lotta all'andrangheta, in queste terre così difficili e così, dove la presenza è così massiccia. Ancora una volta possiamo dire che la presenza del latitante presso i propri familiari e presso la propria zona di riferimento ci fa capire come non si può essere un vero e proprio capo locale se si abbandona il territorio, non si può essere un vero e proprio capo locale se non si sta sul territorio. E in un qualche modo possiamo dire che effettivamente, voi sapete bene quanto sia anche difficile per noi lavorare in contesti così particolari, così complessi, dove probabilmente buona parte delle persone, tante persone, in un qualche modo anche favoriscono o in un qualche modo sanno di queste situazioni e di queste attività. Ecco, in pieno giorno lui comunque sia è stato trovato a casa sua, a casa della figliola, a pranzo, e quindi abbiamo interrotto il pranzo odierno a questo signore. Mi fa piacere anche sottolineare la caratura criminale di questo soggetto, tenendo conto che lui è figlio di Barbaro Francesco, classe 27, detto Ciccio Castano, che è capo ovviamente dell'omonima consorteria, che è attualmente detenuto con la pena dell'ergastolo a seguito di una condanna in ordine all'omicidio del brigadiere dei carabinieri, medaglia d'oro al valor civile, Antonino Marino.
Quindi un rispettoso e deferente saluto mi viene da poter dare anche a tutti i nostri caduti in queste terre, che non sono caduti in vano, assolutamente. Noi continuiamo sul loro esempio e sull'orma di quello che loro ci hanno in qualche modo insegnato, cerchiamo di onorare in tutti i momenti quella che è la memoria di questi commilitoni che ci hanno preceduto. E anche l'arresto odierno vogliamo proprio dedicarlo anche a tutti i nostri militari caduti in queste terre nella lotta contro la criminalità organizzata. Ulteriori passaggi, ulteriori elementi, io questo è quello che vi posso dire, che vi voglio dire, ma che poi è la sostanza di quello che abbiamo fatto nella giornata odierna. Quindi un vero e proprio blitz di polizia all'interno della casa della figliola di questo latitante, e attualmente quindi gli abbiamo notificato l'ordinanza e verrà portato presso la casa circondariale, probabilmente di Reggio Calabria, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ecco, questo in estrema sintesi, ed è quello che avevo piacere appunto di dirvi, anche dando la giusta enfasi e il giusto, come posso dire, anche taglio a questo momento, che sicuramente per noi è di grande soddisfazione, è un momento di grande anche orgoglio, perché poi sapete bene che quando ci sono i successi, questi aiutano sempre ad andare avanti e a fare il nostro dovere con passione, con impegno e con tanta determinazione, cose che non ci mancano e che vogliamo continuamente mettere in campo quotidianamente. Ecco, quindi l'impegno quotidiano, l'impegno costante, il presidio fondamentale dello Stato, qual è quello della stazione di Platì, la bontà dell'attività svolta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia, guidata dall'ottimo capitano Scotto Di Carlo, ecco, che hanno consentito di avere questo bellissimo risultato operativo di cui oggi ci sentiamo in ben diritto di poterne in qualche modo fare giuramento e poterlo dire quindi a cuore un popolo, a tutti quanti, ribadendo quelli che sono dei concetti chiari dell'andrangheta in questi territori, ribadendo quindi che non si può essere un capo di una determinata consorteria se si abbandona il territorio, che probabilmente il capo di una determinata consorteria continua ad avere rapporti con i propri familiari, continua ad essere sul territorio, continua a dimostrare anche ai terzi la propria egemonia sul territorio. Tenete conto che insomma, i reati che vengono contestati, che erano stati contestati, che sono contestati attualmente, sono reati gravissimi, reati ovviamente che insomma, siamo ben contenti di poter in qualche modo quindi essere stati utili alla direzione distrettuale antimafia di Milano per acclarare, per rendere quindi, per agevolare la giustizia nella propria prosecuzione. Dubbi, domande, perplessità? Non appena, subito con l'illusione, lui ha tentato di scappare. Sì, esattamente. Motivo di grande soddisfazione oggi aver arrestato Barbara Rocco, classe 65, a Platì, all'interno dell'abitazione della figlia. Nel momento in cui insieme con i cacciatori abbiamo fatto l'irruzione, lui ha tentato ovviamente nell'immediatezza di scappare sui tetti, è stato prontamente bloccato dai carabinieri che avevano comunque cinturato in maniera ottimale l'abitazione e la zona di interesse, e quindi immediatamente poi si è arreso ai carabinieri e siamo riusciti quindi a trarlo in arresto e successivamente a fare tutte le attività conseguenti e a portarlo qui in caserma. Ecco, un motivo per noi di grande orgoglio, di soddisfazione, il lavoro costante e continuo che ha avuto l'arma dei carabinieri, quindi da iniziare dal più piccolo presidio, qual è la stazione dei carabinieri presente lì a Platì, per continuare poi con i militari del nucleo operativo che ci hanno messo impegno, che hanno fatto grande attività tecnica anche in questo senso e anche in questa attività, e poi nella fase conclusiva il supporto fondamentale e appunto preziosissimo dello squadrone cacciatori di Calabria. Si conferma al solito che i latitanti si nascondono proprio nel proprio territorio? Assolutamente sì, quella di oggi è l'ennesima conferma che un latitante di 'ndrangheta dello spessore qual è quello dell'arrestato odierno non può non trovarsi nel proprio habitat, nel proprio territorio, contornato, come dicevo poco fa, dell'affetto dei propri familiari, contornato comunque sia da quelle che sono le situazioni che lui deve obbligatoriamente gestire per poter continuare a ritenersi tale, a ritenersi a capo di un'andrina, qual è quella appunto dei Barbaro in Platì. Si è reso e si è complimentato? Diciamo che in questo caso, come si conviene nelle situazioni, in queste situazioni, si è arreso, si è complimentato, ha offerto il caffè, come avviene in questi casi, a tutti quanti noi militari che eravamo lì presenti, e poi successivamente lo abbiamo tradotto alla caserma qui dentro.